Ciao a tutti cari amici, bentornati su Stagioni. Allora, accendo la videocamera così per fare quattro chiacchiere. Stamattina durante una pausa mi sono fatta un bel cappuccino con il latte di mandorla e il caffè, molto molto buono. E in realtà volevo rispondere a una domanda collettiva che è apparsa sotto ai videovlog ultimi che ho pubblicato, quello del castello, quello della passeggiata notturna, e questa domanda mi è stata fatta da alcuni di voi che mi chiedevano notizie sulla casetta, e perché mi avete detto che non ho più aggiornato, non vi ho più raccontato nulla della casetta, da parecchi mesi tutto tace e quindi volete sapere che cosa sta succedendo. Allora, in realtà io non ho più detto nulla perché non avevo nulla da dire, nel senso che sto portando avanti i lavori di ristrutturazione che rimangono e quindi sono stata impegnatissima. Però adesso qui ci vorrebbe un rullo di tamburi e uno squillo di tromba, ma non farò nulla di tutto questo, perché vi dico che comunque ho preso la decisione definitiva ed è quella di trasferirmi. Ho deciso di trasferirmi, quindi lascio la città e quindi credo che queste saranno le ultime settimane, forse gli ultimi 2 mesi o l'ultimo mese e mezzo di vita in città e di vlog e di video da questo appartamento. Poi ci sarà un luogo diverso. Questo progetto del trasferimento, che è durato veramente tantissimo tempo, è un progetto che, come ho già accennato, ho già raccontato in altri video, è iniziato in modo così un po' fumoso. Quasi 10 anni fa, 8 anni fa, con l'acquisto della casetta, ma poi in realtà è questa idea di andare a vivere in un luogo un po' isolato, vicino alla natura, mi frullava in testa già da tempo prima. E sono serviti molti anni per concretizzarlo. Tanto che adesso, dopo tutti questi anni di alti e bassi, perché ci sono stati dei momenti in cui andava tutto talmente storto che ho pensato che il mio progetto fosse veramente destinato a fallire e ho pensato più di una volta di vendere la casetta. Invece qualcosa mi diceva di non demordere, di andare avanti, di tenere fisso l'obiettivo. Era qualcosa di misterioso, qualcosa che non sapevo nemmeno io spiegarlo, qualcosa che mi faceva persino apparire strana, un po' pazza agli occhi delle persone che mi vedevano e che ascoltavano i miei racconti, i miei progetti di vita riguardo al trasferimento. Mi hanno detto che sono cocciuta, che sono molto cocciuta, che non cambio idea nemmeno se mi ammazzano, che è strano, che è inspiegabile e che veramente io ne avrei tante da raccontare riguardo a questo cambiamento. E penso che un giorno, se tutto andrà bene, magari scriverò un libro. Perché è stata un'esperienza bella che mi ha fatta molto crescere e mi ha dimostrato che una persona come me, che si è sempre considerata un po' insicura, timida e troppo sensibile, se vuole, se ha un obiettivo, un sogno, un desiderio, può concretizzarlo. Ci sono stati momenti in cui avevo cambiato lavoro e avevo preso questo appartamento in affitto, quindi avevo avuto tante spese e dovevo
pagare i lavori della casetta, momenti in cui ho vissuto con 35 euro sul conto corrente, momenti veramente in cui non avevo un euro. E le persone mi dicevano: ma vendi la casa, ma guarda che recupera i soldi, ti vendi la casa e ti passi degli anni tranquilla con i soldi che recuperi dalla vendita della casa, ti puoi fare le vacanze, ti puoi comprare i vestiti, puoi stare tranquilla. Che cosa fai con 35 euro sul conto corrente? Sei pazza. Però io ho sempre avuto la convinzione che le cose cambino e che se comunque si ha la perseveranza e la costanza e la chiarezza di idee, l'obiettivo si raggiunge, perché è impossibile che un progetto di cui siamo convinti non venga concretizzato. E quindi è questo il messaggio che voglio trasmettervi con questi video. Con questi video del cambiamento e con questo racconto della mia esperienza, perché anche so che molti di voi vogliono fare un cambiamento e lo so perché me lo scrivete e mi scrivete che avete anche un po' paura, eccetera. Però vi dico che le paure le avevo anch'io, le ho ancora un po', però devo dire che quando si comincia a camminare sul sentiero che noi abbiamo scelto per la realizzazione di noi stessi, cioè di quello che vuole la nostra anima, le paure spariscono. Se veramente sentiamo che vogliamo quello, le paure se ne vanno. Ci saranno sicuramente delle difficoltà. Ma quelle ci sono dappertutto, anche nella strada più facile, anche nella scelta più comoda che noi prendiamo, ci sono ad un certo punto i nodi che arrivano al pettine. Io ve lo dico perché in passato ho fatto anch'io scelte comode, perché per pigrizia, per paura, perché non avevo voglia di sbattermi, e poi alla fine si può stare tranquilli anche per qualche anno e crogiolarsi in questa immobilità, sapendo che però non stiamo facendo quello che il nostro daimon ci chiede di fare. Ad un certo punto i nodi arrivano al pettine e poi sbrogliarli fa molto male. Quindi io ho imparato che dalle difficoltà non si scappa, qualsiasi sia la strada che decidiamo di percorrere. Alla luce di questo è meglio percorrere la strada che sentiamo giusta per noi, che ci fa sentire pienamente noi stessi e pienamente liberi. Liberi di scegliere, lo so che non è semplice, non è facile, a volte sembra impossibile. Ci sono stati degli anni, dei lunghi anni in cui io non ero libera di scegliere perché non avevo soldi, perché dovevo lavorare in città. La stessa decisione di venire qui in città in questo appartamento è stata dettata dall'aver trovato un lavoro qui vicino. Un lavoro che però mi ha permesso di mettere via qualche soldino e di poi portare avanti il mio progetto, progetto che dentro di me non ho mai abbandonato. In questi giorni di Ferragosto ho fatto una prova alla casetta, è stata la prima prova dopo 8 anni, perché prima la casetta non era abitabile, adesso sì, perché adesso c'è il bagno, c'è l'acqua calda. E quindi ho vissuto alla casetta 2 giorni e 2 notti in una situazione molto spartana, perché comunque non ho i mobili, non ho il frigorifero, non ho il fornello, non ho nulla, avevo solo 2 cavalletti e un asse di legno che mi faceva da tavolo, 2 sedie e ho dormito su un materasso gonfiabile da campeggio. Quindi non ho cucinato, ho mangiato panini, ho mangiato frutta. E però è stato bello perché ho voluto provare a vivere lì 2 giorni e 2 notti, provare
per sentire le vibrazioni di questa casa, se effettivamente fossero positive, fossero negative, perché solo vivendoci poi alla fine si capisce come si sta. E sono stata bene, nonostante le scomodità, però la notte ho dormito con la finestra un po' aperta, da cui proveniva il rumore del ruscello, un silenzio assoluto con il rumore del ruscello e il canto di qualche uccello notturno nel bosco vicino. A pochi passi c'è il bosco, c'è la foresta, c'è una delle foreste più importanti della regione. E quindi è stato bellissimo. E poi ho fatto lunghe passeggiate con la mia cagnolina, è venuta anche lei. È stata benissimo, pensate che in città ultimamente non vuole più passeggiare, non vuole più camminare, ho scoperto che odia la città proprio da questa esperienza. Pensavo che non volesse camminare per dei dolori alle zampe o cose del genere, invece quando l'ho portata in montagna ha camminato per molti chilometri e ha anche fatto il bagno nel ruscello. E quindi ecco. Quindi sono stati 2 giorni molto belli, poi certo l'atmosfera di vacanze di agosto, c'erano i turisti, mi ha fatto vivere comunque un'esperienza edulcorata, diciamo, perché poi sicuramente in inverno, quando arriverà il freddo, la pioggia, la neve, non sarà così positivo, ci saranno delle difficoltà. Però sono talmente contenta e serena di questa scelta che finalmente si concretizza, che penso che affronterò tutto. Adesso sto aspettando che partano tutte le richieste che ho fatto dell'intervento di vari tecnici che si sono un po' bloccate a causa delle ferie di agosto, quindi sto aspettando che mi chiamino per attivare internet, perché altrimenti lì è un luogo isolato, i telefoni funzionano malissimo. Per internet ci vogliono delle piccole antenne particolari che fornisce un servizio che viene fornito da questa ditta che si chiama Lessinianet e che opera in questi luoghi un po' sperduti, un po' difficili. E internet mi serve perché, come scrive qualcuno, sono una finta alternativa e quindi mi serve internet perché altrimenti sarei isolata completamente e non potrei lavorare perché io lavoro con internet e quindi lavoro da casa. Poi sto aspettando che riapra il negozio per andare a scegliere la stufa. Alla fine ho deciso di prendere una stufa a legna perché ho trovato il posto dove stoccare la legna e perché non voglio dipendere completamente dall'elettricità, visto che tutti gli apparecchi funzionano ad elettricità e la frazione, questa piccolissima frazione di pochissimi abitanti, non è metanizzata, non ha il gas metano, quindi tutti vivono con l'elettricità e con la legna. Il rischio è che se dovesse capitare un blackout, magari d'inverno con la neve, con l'elettricità, con la stufa a pellet si resta al freddo, invece con la legna io posso scaldarmi e cucinare perché ho trovato una bellissima stufetta con la piastra per cucinare e c'è una versione della stessa stufa anche con il forno. Quindi devo un po' vedere quale sia meglio. Sto ancora aspettando che mi chiamino per il montaggio degli infissi. Comunque ero stata avvisata che mi avrebbero chiamato dopo il 15 agosto, perciò spero che mi chiamino. E stamattina sono arrivati gli scatoloni da imballaggio e quindi ho già cominciato a scremare quello che voglio portare e sto già cominciando a regalare un sacco di roba perché voglio andare nella casetta, voglio iniziare la mia nuova vita con il minimo indispensabile.
perché meno è meglio. Meno è meglio, sono tutti fardelli che tanto non ci servono e quindi butterò via, regalerò un sacco di cose che sono lì, si accumulano e non mi servono. Ho vissuto benissimo in questi 2 giorni con un tavolino, una sedia, l'acqua per lavarmi e basta, e un letto per dormire, un letto da campeggio per dormire. Quindi non serve avere chissà quanta roba che si accumula e che poi diventa un peso. Il minimo indispensabile per una vita serena. La settimana scorsa ho dato la disdetta alla padrona di casa per l'appartamento e quindi ci siamo messe d'accordo che per ottobre, io posso andarmene, quindi manca poco. Perciò, volevo dire a chi sta pensando a un progetto di cambiamento, non mollate, non faccio questo video per dire fate tutti come me, andate tutti a vivere in una frazione di 70 abitanti, in mezzo alle montagne, eccetera, perché magari ad alcuni può fare schifo questa scelta. Sto facendo questo video per dirvi non mollate, cioè se avete un sogno, che può essere qualsiasi sogno, un sogno che corrisponda però al vostro desiderio, alla vostra anima, a chi siete veramente, portatelo avanti e non demordete mai. Perché questo è molto importante, alla fine si realizzerà se voi ci credete. Sembra, sono frasi fatte, però è la verità ed è sperimentato di persona. Non è un percorso facile capire veramente quello che si vuole fare, quello che va bene a noi e può essere molto diverso da quello che va bene ad un altro, anche da quello che si aspettano gli altri da noi, anche i nostri genitori, nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, potrebbero avere visioni molto diverse dalle nostre, però secondo me noi dobbiamo rispettare la nostra visione e la nostra anima, perché altrimenti andiamo incontro a delle grosse difficoltà e a una sofferenza importante. Fare certe scelte può anche comportare il fatto di perdere cose importanti della nostra vita, persone che si allontanano, situazioni che magari ci piacevano e che non, a cui dobbiamo rinunciare. E quindi non è sempre facile, questo tipo di percorso non è un percorso della beatitudine in cui tutto è facile. Non credete a quelli che vi dicono che appena scegliete la vostra strada tutto si spiana davanti magicamente. Non è così, anzi, ci sono degli ostacoli che il destino ci mette davanti per vedere se siamo decisi nella nostra scelta. E certo che se al primo secondo ostacolo molliamo, si capisce che quel percorso non fa per noi e forse dovremo prendere in considerazione un altro tipo di percorso. Se invece andiamo avanti, allora vuol dire che lo vogliamo veramente. Devo dire che mi aspetto ulteriori difficoltà, soprattutto per quanto riguarda poi gli aspetti pratici della vita in montagna, così isolata, totalmente diversa da quella che ho fatto finora nel centro di una città, però sono tranquilla, sono serena e sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare la mia nuova vita. E a questo proposito volevo farvi vedere un libro che ho letto proprio in queste ultime settimane ed è questo: Cavalcare il Kali Yuga, il libro del guerriero dello spirito, scritto dall'antropologo Martino Nicoletti, Om Edizioni. Se vi interessa, lo trovate in internet. E questo è un libretto ricco di
di motivazione, perché appunto è un libro del guerriero dello spirito. Poi qui c'è una frase che dice: una guida per gli uomini alla ricerca della loro virilità sacra, perché questo antropologo ha dichiarato di aver scritto questo libro pensando ai maschi, ma in realtà va benissimo anche per le femmine, va benissimo anche per le donne, nonostante ci sia scritto virilità sacra, è un libro che va bene per tutti. Quelli che vogliono diventare guerrieri dello spirito o che semplicemente hanno bisogno di un po' di motivazione. E volevo salutarvi leggendovi alcune parti che mi sono piaciute e che sono secondo me essenziali per raggiungere i nostri obiettivi ed affrontare le difficoltà che inevitabilmente ci si parano davanti, e ho trovato questa parte molto bella. Il capitolo 20, a pagina 87, si intitola La condotta etica. Lavora il tuo solco e guarda davanti a te. Nelle mani tu hai ora il setaccio che ti permette di fare la cernita tra il grano e la pula. Lavora il tuo solco in silenzio, con fiducia e avanzando senza inquietudini. Una volta che avrai iniziato a muovere i tuoi primi passi nel mondo, grazie alla riconnessione profonda con il tuo centro e al trascendimento di ogni dualità, tutto si produrrà spontaneamente, come un fiore che si schiude senza alcuna ragione visibile. Se saprai davvero integrarti per intero con la tua natura, vedrai come quest'ultima in ogni occasione ti suggerirà spontaneamente il comportamento più adatto da seguire. Così agendo ti accorgerai di come la tua condotta sia già intrinsecamente etica. Tutte le qualità positive sono infatti da sempre presenti nel nucleo profondo del tuo essere. Esse ne sono l'ornamento spontaneo, già qui, da sempre qui, senza bisogno di crearle, coltivarle o sviluppare. Lo so che dicendoti tutto ciò ti obbligo a camminare sul filo di un rasoio. Lo so, ma non posso mentirti ora dopo aver percorso assieme un così largo tratto di strada. A tale riguardo, per trovare la tua via, tu semplicemente, sii interamente sincero in tutto ciò che fai e sommamente spietato con te stesso. In tutti i tuoi atti cerca la verità, perché solo la verità è ciò che ti permette di riunirti alla tua matrice divina, l'unica sorgente di ogni etica e di ogni azione fondata sulla rettitudine. Sii fedele a te stesso, abbi fiducia in te stesso e soprattutto non avere paura. L'universo e gli dei riconoscono gli audaci che, ancora in questo tempo, cercano con sforzo enorme di aprire gli occhi e sollevare la testa. Bene, con queste parole di questo libro vi saluto e se avete domande sul mio cambiamento, scrivetemele qui sotto, io cercherò di rispondervi. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!